E ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. La forte perturbazione di Santo Stefano si allontanerà verso Levante nella giornata di venerdì, ma lascerà in eredità ancora una certa variabilità, soprattutto sul nord-est, lungo i versanti adriatici e sul basso Tirreno e Sicilia, dove potremo avere ancora qualche pioggia o rovescio sparso. Vedete che invece il tempo tenderà nettamente a migliorare sul nord-ovest e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere le temperature partendo dai valori minimi, che saranno in generale calo un po' su tutto il paese. Per quanto invece riguarda le massime, ci attendiamo una flessione sui versanti adriatici al sud in generale, un aumento invece al nord e sul medio versante tirrenico. Entriamo ora nel dettaglio previsionale, partendo dal nord Italia, che rivedrà appunto il sole, soprattutto sui settori di nord-ovest, dove vedete i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi. Ancora un po' di nuvolosità invece sul Triveneto, con qualche residuo piovasco al mattino, ma in miglioramento. Spostiamoci ora alle regioni del centro, con nubi irregolari insistenti sui versanti adriatici, dove potremo avere ancora qualche pioggia o rovescio sparso, mentre tenderanno ad avanzare ampi rasserenamenti sui settori tirrenici. Spostiamoci infine al meridione, che vedrà ancora una certa variabilità, soprattutto per quanto riguarda la Sicilia e la Bassa Calabria, con ancora dei rovesci e qualche temporale e neve anche fin verso i 1100-1400 metri. Residua variabilità anche altrove, ma con tendenza a miglioramento. Miglioramento infine che si farà più incisivo anche sulla Sardegna, con schiarite via via più ampie. Per tutti i dettagli, adesso vi rimando comunque al sito trebimeteo.com o veniteci a trovare anche sui social network di Facebook e Google+.